Oggi mettiamo a confronto due pezzi da 90 dell'attuale panorama Android, LG G5 e Samsung Galaxy S7 Edge. In fatto di design e qualità costruttiva, tra S7 e G5 vince Galaxy S7. Apparentemente la scocca unibody in alluminio di G5 lo rende più resistente e duraturo. Di fatto però il Galaxy risulta meglio assemblato, con ottime rifiniture ed un design ispirato. È questione di gusti, ma la doppia curvatura dello schermo e la cura estrema dedicata ai piccoli dettagli lo rendono unico nel suo genere. È resistente all'acqua e il solido frame in metallo protegge le due facce in vetro Gorilla Glass 4. La costruzione di G5 ruota tutto attorno alla capacità di essere fisicamente separato in due parti. Tutta la porzione inferiore infatti si può staccare esponendo la batteria e si potrà quindi sostituire. Grazie a questa caratteristica potremo aggiungere funzionalità o feature specifiche tramite moduli che si potranno sostituire a quello di base. Ad oggi sono disponibili Cam Plus e Hi-Fi Plus. La qualità delle rifiniture di LG ci ha lasciato qualche dubbio, così come il sistema di sgancio del modulo e la scelta di un materiale ibrido, simile alla plastica ma in lega di alluminio non ci è sembrata particolarmente vincente. La differenza di qualità dell'assemblaggio con S7 Edge è molto ampia, il device di Samsung appare praticamente perfetto, mentre G5 ha diversi punti che lasciano il dubbio sulla durabilità e offrono un impatto decisamente meno premium. A livello ergonomico, tuttavia, la doppia curvatura di S7 Edge lo rende più complicato da utilizzare rispetto al rivale. Anche i materiali di G5 sono migliori da questo punto di vista. Offrono infatti un buon grip e hanno il vantaggio di non riempirsi di ditate, come invece accade sulla superficie posteriore di S7 Edge. Una menzione anche per il sensore di impronte digitali, posizionato sul retro per G5, più classico sul fronte per S7 Edge. Entrambi sono buoni sensori, quello di S7 Edge è leggermente più preciso, ma per risvegliare il device è necessaria una pressione sul tasto, contro un semplice sfioramento per G5. Posizioni diverse, abitudini personali che cambiano per ognuno di noi. Per il display abbiamo due tecnologie differenti, un Quad HD Super AMOLED da 5,5 pollici per Galaxy S7 Edge, contrapposto ad un Quad HD LCD IPS da 5,3 pollici per G5. In questi due pannelli si riassume l'eterna rivalità tra AMOLED ed LCD, filosofie completamente differenti tra i due e caratteristiche peculiari di uno e dell'altro. S7 Edge è d'impatto, le immagini sembrano stampate sullo schermo e può godere di colori brillanti e neri profondi. Samsung ha raggiunto una maturità completa nella produzione dei display di fascia alta, che ormai vanno a nascondere quasi totalmente le caratteristiche negative degli AMOLED, rappresentate da colori troppo saturi e poco fedeli, e da una visibilità limitata sotto la luce del sole. LG dal canto suo rimane fedele agli LCD, sicuro dell'ottima resa all'aperto e della calibrazione ottimale del colore. G5 ha un display piacevole e vibrante grazie a neri profondi e rapporto di contrasto elevato, solitamente punti deboli della tecnologia LCD, in questo caso invece punti di forza. Difficile se non impossibile decretare il vincitore, personalmente però sono più catturato dal display di S7 Edge. A livello hardware siamo di fronte a due prodotti ugualmente performanti e validi. Exynos 8890 octa-core da 2.3 GHz è il processore di S7 Edge. Lo Snapdragon 820 quad-core Creo da 2.5 GHz è il processore di G5, accoppiati rispettivamente a una GPU Mali T880 MP12 e ad una Adreno 530. Entrambi hanno ben 4 GB di RAM LPDDR4 e memoria interna espandibile, però di tipo UFS. Probabilmente il Galaxy S7 ha qualcosa in più potenzialmente. Di fatto però nella realtà non ci sono differenze nell'uso quotidiano. Entrambi veloci e piacevoli in ogni operazione, nella navigazione in internet e anche nel gaming, dove riescono anche a mantenere la temperatura bassa nonostante molti minuti di stress intenso. Per noi è un pareggio, o meglio una vittoria per entrambi. Il comparto audio è a favore di G5, che dall'altoparlante emette un suono leggermente più corposo e più ricco di bassi, ma valutate direttamente voi. Sul fronte delle connettività e delle antenne abbiamo due device top di gamma che hanno una dotazione completissima ma con risultati differenti. In generale è migliore LG G5, che prende sempre bene, non ha mai indecisioni e può sfruttare un'estesa portata del Wi-Fi. S7 Edge ha una resa inferiore sul segnale telefonico e sul Wi-Fi. Altri tre vantaggi per G5 sono lo standard USB Type-C della porta per scambio dati e ricarica, USB standard per S7 Edge, la presenza dell'emettitore infrarossi, assente su S7 Edge, così come l'antenna radio FM. Galaxy S7 però dispone del sensore di battito cardiaco, ma questo non basta a cambiare le sue sorti. Su questo punto vince G5.
Per quanto riguarda il software, i due device si assomigliano, non graficamente, ma come sensazione di completezza che danno all'utente. La versione di Android è la numero 6 Marshmallow su entrambi, con personalizzazione LG UX e TouchWiz. Si tratta di software collaudati e affinati con il tempo, buone le possibilità di personalizzazione tramite temi e varie opzioni per organizzare applicazioni e menu. Le funzionalità più estese sono sul device di Samsung, mentre LG ha snellito molto il software, privilegiando un'esperienza d'uso più intuitiva. Infine è completa e ben assortita la suite di app preinstallate su entrambi i prodotti, grafica organica e strumenti di produttività avanzati. La domanda da porsi non è chi vince e chi perde, ma quale preferite? Personalmente non amo né uno e né l'altro, Android Stock per me sarebbe la giusta scelta. Il comparto fotografico dei due prodotti è eccellente. Innovativo e sorprendente il sensore di Galaxy S7 Edge 12 megapixel con dual pixel autofocus e apertura f1.7 contro i 16 megapixel di G5 con sensore in 16 noni e apertura f1.8. Comparto ottico stabilizzato su entrambi i device. LG G5 ha però una carta non di poco conto a suo favore. La fotocamera non è una sola, ma sono due. A fianco del sensore principale troviamo infatti una seconda fotocamera da 8 megapixel grandangolare con angolo di visione di ben 135 gradi. L'applicazione fotocamera è intuitiva, completa e divertente sia su Galaxy S7 Edge che su LG G5, con un vantaggio per il Samsung, più ricco di impostazioni mentre LG si perde in un bicchiere d'acqua, come l'impossibilità di scegliere una risoluzione diversa da quella massima. Ma lasciamo parlare le fotografie. A livello qualitativo è veramente complicato trovare le differenze. Siamo su livelli di riferimento nel mondo mobile. In tutte le situazioni di scatto G5 ed S7 se la cavano egregiamente. Il device di LG privilegia un bilanciamento del bianco naturale e un contrasto non enfatizzato, mentre Galaxy S7 Edge aggiunge un tocco di elaborazione sulla nitidezza e un bilanciamento più Apple style con una temperatura più calda. Le macro sono fantastiche su entrambi, ma personalmente considero più fotografico e reale il bokeh di G5, mentre S7 risulta un filo più artificiale. In notturna S7 vince nel punto e scatta grazie ad una messa a fuoco infallibile e ad un'ottima stabilizzazione, mentre G5 vince e convince se si scatta in modalità pro con l'uso di un cavalletto. Giudicando globalmente il comparto fotografico, per noi il vincitore è G5. In video riesce a dare qualcosa in più a livello di dettaglio e stabilizzazione, e anche la camera frontale ha una qualità migliore di S7 Edge, nonostante sia meno grandangolare. Il vero punto determinante per G5 è però la sua fotocamera grandangolare, che offre più soluzioni creative e permette di comporre immagini diverse dal solito e interessanti scene globali, là dove invece S7 Edge si ferma. Non vi ho ancora parlato di batteria, 3600 mAh contro 2800 mAh per G5. I numeri non sono tutto, ma qualcosa vorranno pur dire. In effetti, Galaxy S7 Edge riesce a superare brillantemente la giornata, mentre LG G5 fa fatica ad arrivare a fine giornata. In realtà il discorso non è proprio così semplice, perché su S7 Edge abbiamo trovato qualche piccolo problema software, consumi anomali in standby, l'esemplare di Michael fa un po' fatica ad arrivare la sera, dipende dai giorni, e gli stessi problemi li abbiamo riscontrati anche io ed Emanuele nei nostri test con S7 Edge e anche con S7. G5 dalla sua ha sì una batteria piccola, ma ha l'asso nella manica, ovvero la possibilità di poterla sostituire e rimuovere. E siamo alle conclusioni di questo confronto, quindi parliamo di prezzi. Si parte da un prezzo di listino ufficiale di 829€ per Samsung Galaxy S7 Edge contro i 699€ ufficiali di listino per LG G5. Negli store fisici li trovate ancora questi prezzi. Nel mercato online, nonostante siano usciti veramente da pochissimo, LG G5 in particolare da meno di una settimana, si riescono a trovare a circa 600€ G5 e 700€ Galaxy S7 Edge e anche un pochino meno per entrambi. Non vi dirò qual è il migliore e qual è il peggiore, sono comunque due smartphone completi, molto affidabili, per i quali sicuramente cadrete in piedi qualunque sia la vostra scelta. Vi dico però a chi sono consigliati. LG G5 lo trovo adatto a chi cerca davvero sempre l'ultimo ritrovato tecnologico e per questa sua passione accetta anche piccoli compromessi dei prodotti che escono per la prima volta con una nuova tecnologia. È il caso di G5 che, a fronte di alcune innovazioni sulla fotocamera e per esempio sulla modularità, offre comunque dei compromessi sul lato costruttivo. Galaxy S7 Edge invece è un prodotto più affidabile, un prodotto che è già la seconda generazione rispetto a quello dello scorso anno, ma non porta particolari innovazioni rispetto al resto del mercato degli smartphone, se non la doppia curvatura dello schermo, che però avevamo già visto l'anno scorso.
E voi quindi quale preferite? Fatecelo sapere nei commenti, intanto vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale e di andare sul sito nell'articolo correlato in cui troverete tutti i sample fotografici e sempre le fotografie a risoluzione originale da poter scaricare. Vi ricordo anche che comunque potete trovare maggiori informazioni su LG G5 e Samsung Galaxy S7 Edge cliccando nel riquadrino che comparirà alla fine di questo video. Un saluto da Matteo per tuttoandroid.net.